Bella gente allia di Shikoku, io sono Luke e dato che quest'anno sta per finire ed è stato un anno super produttivo per noi con le serie, abbiamo deciso di radunare tutti, o almeno quasi tutti, i doppiatori che hanno partecipato alle serie in un unico video. Non vi dico quanto è stato difficile organizzarsi con tutti, quindi ragazzi, per favore, un mi piace solo per questo. E dato che ci sono un sacco di YouTubers in questo video, ma veramente ragazzi, un sacco, sono curioso di vedere chi riesce a indovinarli tutti senza guardare la fine del video, ovviamente. Quindi, mentre ascoltate il video, scrivete nei commenti chi sono i doppiatori che partecipano. Vediamo chi riesce a indovinarli tutti. Vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale per non perdervi tutte le serie, tutti i film, tutti i video che verranno l'anno prossimo. E se volete supportare la nostra super ignoranza, vi ricordo di inserire il codice creatore Luke-AltoShikokujin su Fortnite. Grazie mille a tutti e buona visione. Fortnite è un posto speciale. Può accadere di tutto. Razzi che decollano e aprono portali strani. Fenditure spazio-temporali, iceberg giganti che colpiscono l'isola. E noi, nel frattempo, siamo qui, ad assistere a tutto ciò, mentre... Mentre ci uccidiamo a vicenda per poterci vantare coi nostri amici per le vittorie reali. L'unica cosa che non può tornare su Fortnite è il passato, le scorse stagioni, le scorse serie. Ma c'è un giorno dell'anno in cui questa cosa accade. Capodanno! Però mi sono rotto di parlare con Luca di Shikokujin. Facciamolo raccontare a qualcuno che è capace, tipo un giornalista. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuovissima edizione di TG Fortnite. Come sempre il sole splende sulla nostra isola e soffia un venticello leggero che... Oh, aspetta. Mi arrivano notizie dalla regia? Sì. Ok. Interessante, benissimo, riferisco subito. Ragazzi ufficiale, l'isola di Fortnite è stata nominata l'isola più sfigata del mondo. Penso che è l'unica isola che è stata colpita da un meteorite, da un razzo, da un iceberg, attaccata dai vichinghi e dagli zombie nel corso di un solo anno. Ma poi, non ho voglia di fare il telegiornale oggi, devo prepararmi per lunedì, che è Capodanno. Che volete da me? Andate a farvi un giro e guardatevi un po' sti attori delle varie serie. Ciao! Mamma mia, che pipì che mi scappa! Non ce la faccio più! Ma che problemi hai, ragazzino? Ho bevuto 3 litri di succo succoso! Vorrei vedere te al mio posto! Che poi, ragazzino a chi? Un vero uomo riesce a trattenerla per 3 giorni, e forse sei tu che non sai chi sono io. E chi saresti, scusa? Mi scusi, signor Carburo. La stanno aspettando per una riunione importante. Ah, anche per oggi non riuscirò ad andare in bagno. No! Aspetta! Cosa ho sentito? Signor Carburo, per caso questo ragazzo la sta importunando? No, gli stavo solo facendo notare che... Oh mio Dio, Carburo! Lo sai che ho visto tutta la vendetta di Omega? Ti prego, facciamoci una foto insieme! Mi fai un autografo? Ho un sacco di tuoi poster a casa mia! Sei stato il numero uno quando hai sconfitto John Wick! Certo, te lo faccio subito... Ma aspetta, io non ho sconfitto John Wick! Come no? Forse sono passati un po' di mesi e non mi ricordo. I ragazzini di oggi, come fai a non ricordarti? Carburo era il più grande eroe di tutti i tempi e ne ha passate di cotte e di crude. Sei proprio un eroe! Già, però sarebbe ora di andare. L'aspetto fuori. Faccia in fretta a fare gli autografi, signore, la prego. Ok. No, ma dai, che palle! C'è tutta questa coda! Cosa? Mi sto pisciando sotto! Aspetta, ma
Ma tu sei Drift! Già! Drift! Oddio! Lo sai che ho visto tutto alla deriva? Ti prego, facciamo una foto! Mi fai un autografo? Ho un sacco di tuoi poster a casa, sei stato il numero uno quando hai sconfitto Ragnarok! Drift! Ragnarok! Di cosa state parlando? Qui la star sono io! Ma lei sa chi ha davanti? Lui è il famoso Drift! Il ragazzo che ha salvato l'intera isola! Mamma mia, quanto sono figo! Finalmente ora Carburo conosce le magnifiche imprese che ho compiuto! Sto sognando! Sto sognando! Sì, è decisamente un sogno. Ah, quindi la gente si è dimenticata di me. Bene, benissimo, io me ne vado. I tempi di gloria del magnifico Carburo sono finiti. Amore, ma dove diavolo eri finito? C'era una fila infinita, non sono nemmeno riuscito a farla. Sei sempre il solito, sono sicura che avrai ancora raccontato le tue gesta eroiche. Che noia. Ma io... Scusate, avete visto Anna? Sì, è nel bagno delle ragazze. Io ho finito subito, ma credo stesse parlando con Katy. Ok, vado subito. Quindi sei la protagonista della terza serie? Wow! Di cosa parla? Beh, diciamo che è una storia un po' complicata. Wow, bellissima storia! E Spike, che fine ha fatto? Diciamo che la nostra è una relazione complicata. Non siamo amici, ma nemmeno fidanzati. L'ho frenzionato. Oh, poverino. Umani, mostri. Era troppo indeciso. Però siamo ancora colleghi, facciamo qualche evento ogni tanto. Non mi lamento, dai. E tu, con Drift? Il mio Drift. Non c'è nessuno bello come lui. Mi ricordo quando... Allora, Anna, hai finito? Ma come si permette? Aprire così la porta del bagno delle donne? Io la faccio fuori! Venga qui, brutto vecchiaccio! L'hai sentita anche tu? Che cosa? Non so, mi è sembrato di sentire qualcuno urlare. Ma non saprei. Secondo me devi farti aggiustare un po'. A furia di fare rime per quella serie, ti è andato in fumo il cervello. Ma può darsi... Già, ne abbiamo passate di cotte e di crude su Fortnite, come la pizza e il sushi. E sono sicuro che nel 2019 ne passeremo altrettante. Quindi, iscrivetevi per non perdervele. Ciao! E non dimenticatevi di inserire il codice Luke_Shikokucini in supporto a un creatore, mi raccomando!